Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Puntata importante, non tanto forse per naturalmente quello che possiamo proporvi, ma per quello che sta vivendo la Chiesa universale. Siamo nell'anno santo straordinario della misericordia, l'apertura della Porta Santa a Roma. Noi apriremo le nove Porte Sante nella Chiesa di Milano, soprattutto in Duomo, domenica 13 dicembre, e ne parleremo. Poche ore fa, per chi ci ascolta in diretta di giovedì, si è tenuta una conferenza stampa proprio per delineare e illustrare tutto ciò che attiene al giubileo in diocesi di Milano. Eravamo al Museo Diocesano, vedete la presenza del Cardinale Scola. Ebbene, è stato detto, è stato annunciato che questa è l'icona ambrosiana del giubileo, un manto della Madonna che tiene tutto il popolo di Dio. Il Cardinale ha evidenziato il significato di senso che è il giubileo, aperto a tutti. Vedete ancora questa magnifica Madonna di Antonio da Fabriano, 1470, all'epoca il delegato per il giubileo in diocesi, Don Giuseppe Marelli, e questo è proprio il manifesto ufficiale che verrà posto nelle chiese della nostra chiesa, della nostra diocesi di Milano. Misericordiosi come il Padre. Ebbene, porte sante saranno nove in ogni zona pastorale della diocesi e tre a Milano. Lo state vedendo: Duomo, Sant'Ambrogio e il santuario del Beato Don Carlo Gnocchi, e poi le altre. E poi 59 le chiese penitenziali, proprio a dire il cammino di conversione del cuore nella penitenza per chiedere il perdono al Signore dei nostri peccati, che è al centro di questo giubileo. Ma voglio anche dirvi che è stata annunciata quale sarà la porta in Duomo, che sarà è stata scelta il primo portone, il primo portale a sinistra nella facciata lato nord della cattedrale. Si deve allo scultore ebreo Arrigo Minerbi. Era stata commissionata su ispirazione del cardinale Schuster, il beato cardinale Schuster, nel 1937. Poi, lo sapete, nel 1938 le leggi razziali, Minerbi è costretto a scappare, si rifugia in un istituto religioso romano, sopravvive alla Shoah e torna a Milano, e finalmente nel 1948 conclude questa straordinaria opera bronzea che sarà appunto la Porta Santa in Duomo, e verrà aperta dal Cardinale Scola proprio il 13 di dicembre, domenica, 17:30 l'orario, coincide con la messa per la quinta domenica dell'Avvento Ambrosiano, celebrazione eucaristica per l'apertura, appunto come abbiamo detto, dell'anno della misericordia nella nostra chiesa. 17:28, diretta su Chiesa TV, canale 195. Però durante la conferenza stampa di presentazione del giubileo al Museo Diocesano è stato dato un annuncio importante, e allora noi lo ascoltiamo direttamente dalla voce del Cardinale. Il Papa, per l'incremento enorme degli impegni che l'anno santo sta portando con sé, ha deciso di rinviare le visite pastorali in Italia durante il giubileo, e quindi il sostituto, Sua Eccellenza Monsignor Beccio, mi ha comunicato la decisione del Santo Padre di questo rinvio per le visite pastorali in Italia, che comporta anche il trasferimento del viaggio già annunciato e programmato per il 7 di maggio del 2016 al 2017. Cioè viene spostato dopo il giubileo, proprio perché il Santo Padre desidera in prima istanza accogliere i pellegrini a Roma, e gli è parso bene prendere questa decisione. Noi la accogliamo con molta naturalezza e semplicità, manterremo comunque come pellegrinaggio la data del 28 di ottobre, faremo 22, pardon, di ottobre di quest'anno faremo il pellegrinaggio per l'anno santo a Roma,
di tutta la diocesi, e riceveremo poi il Papa qui a Milano nel 2017, ovviamente adesso è presto per identificare la data esatta. E sempre a proposito di Papa Francesco, che non sarà quindi con noi a maggio come speravamo, nelle stesse ore in cui Santo Padre apriva la Porta Santa in Roma, in Duomo a Milano, era presieduta la celebrazione, il pontificale, per la solennità dell'Immacolata Concezione. Vediamo. La speranza, condizione di ogni pace autentica, che si fa compito nei cristiani consapevoli di essere stati scelti fin dall'origine dal Padre e da Lui amati per sempre. Quella speranza buona e concretissima di cui Maria è esempio nel suo sì immediato al progetto del Signore. Nella cattedrale, dove nonostante tanti controlli migliaia di fedeli partecipano all'Eucaristia, è il Cardinale Scola che presiede il pontificale a dare il senso di uno sguardo di fiducia sul domani, per quanto difficile. Come peraltro indica la solennità che si sta vivendo dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ed è così la stessa liturgia della parola, dalla Genesi, per arrivare al breve e folgorante Vangelo di Luca, a condurre la riflessione del Cardinale e a tessere il filo d'oro di questa gioia e di questa speranza, fino al fiat di Maria segno di amore. Adamo, che ha mangiato dell'albero della conoscenza, chiamato da Dio, si difende, come noi facciamo spesso, nota il Cardinale, incolpando Eva e sottilmente incolpando il Creatore. La donna incolpa a sua volta il serpente. Qual è l'esito di questo scaricabarile molto comune tra noi uomini anche oggi? Il peccato divide, introduce divisione, mette l'uno contro l'altro. Il peccato rompe la solidarietà della famiglia umana. Con una parola un po' osata potremmo dire desolidarizza, distrugge così la giustizia originale, la relazione con Dio, con gli altri, si insinuano allora la paura, il sospetto e la vergogna, come la lettura ci dice. Conseguenze della divisione che sempre il peccato porta con sé. L'unità che fa il fascino, la concordia, la bellezza dell'unica appartenenza alla famiglia umana si spezza e le relazioni si avvelenano. Ma è proprio di fronte a tutto questo che la festa veramente profonda di Maria apre invece la speranza, perché testimonia che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. E ciò significa che ciascuno di noi è voluto, amato e abbracciato. Parole valide per tutti, ma applicate anzitutto alla Madonna. Un dono, l'amore del Signore, che nella piena di grazia si fa evidenza. Come scriveva Paolo VI nel 1975 nella sua Gaudete in Domino, con parole riprese da Papa Francesco nella sua prima enciclica, nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Da qui il centro dell'omelia del Cardinale. Anche in questo momento di grave difficoltà sul piano geopolitico, che si aggiunge ed aggrava le situazioni di emarginazione, di violenza, di povertà, di esclusione, questa gioia tiene. La si vede spesso, forse più spesso che sui nostri volti, sui volti del povero che incrociamo talora per strada, che ci chiama, che ci parla con un linguaggio talora quasi incomprensibile al nostro borghese camminare, e tuttavia, se appena si riflette, spesso profondo. Questa gioia, che è esperienza reale, non può che venire allora da un fatto inestinguibile. Come dal no di una creatura era stato macchiato il primitivo disegno di bene della creazione, così dal sì di una creatura è instaurata la nuova creazione. Il fiat, sia fatta di me la tua volontà, il fiat della Vergine dissolve la paura.
Un sì da cui possiamo ancora oggi imparare molto. Nel nostro paese, anche in Europa, in quest'anno giubilare, non dobbiamo limitarci soltanto alla paura comprensibile, ma dobbiamo circondare nel quotidiano, vivendo ciò che siamo chiamati normalmente a fare, circondare il male da ogni parte con il bene, e così lentamente nel tempo inevitabilmente lo ridurremo e lo vinceremo. Questo non significa essere irreprensibili. È improbabile, molto e forse impossibile non commettere peccato, ma se ci dedichiamo con umiltà al perdono, la ripresa della speranza sarà possibile e la gioia tornerà a sbocciare sui nostri volti. E alla fine della celebrazione, oltre all'invito a vivere con profondità il giubileo e l'apertura della Porta Santa in Duomo, il pensiero è per le donne di cui è modello Maria. La festa della Madonna, ogni festa della Madonna, ci riempie sempre il cuore di gioia, perché manifesta la grandezza della donna e mostra la straordinaria bellezza ed apertura dell'atto creativo. Volendo l'uomo e la donna in pari dignità come persone, ma nella costitutiva differenza sessuale, il creatore ha aperto all'umanità la strada del compimento, e tutti i misteri della Vergine Santissima, quelli dolorosi, quelli gaudiosi, quelli gloriosi, quelli della luce, sono altrettante manifestazioni della vocazione straordinaria che ogni donna con la sua peculiarità possiede e che è certamente un continuo fattore di crescita della comunità cristiana e anche della società civile. Abbiamo mantenuto in una struttura ampia questo servizio proprio perché ci sembra un bel modo anche per rivolgerci a questo anno giubilare che ci sta davanti. Per noi una notizia adesso che volentieri comunichiamo. Da sabato 12 dicembre fino a sabato 16 gennaio 2016 presso il Centro Eucaristico San Raffaele a Milano, quindi prospiciente al Duomo, sarà esposta la Sacra Famiglia del Giampietrino, che normalmente è sita presso Villa Cagnola di Gazzada. Si tratta dell'iniziativa Arte e Contemplazione. Ore 18, sabato 12 dicembre, l'inaugurazione solenne. Poi alle 20.45 il concerto di Natale del Coro di Milano. Adesso è tutto per questa prima parte, ma torniamo insieme tra pochissimo e quindi restate come sempre con noi. Ben ritrovati nei nostri studi della Chiesa nella Città, da cui usciamo subito per andare e tornare tra le navate della cattedrale, celebrazione e predicazione dell'arcivescovo per l'avvento ambrosiano. È con un appello a coltivare ciò di cui abbiamo tanto bisogno in questo momento attraversato da paura e angoscia che il cardinale Scola si rivolge ai moltissimi riuniti per la celebrazione eucaristica della quarta domenica dell'avvento ambrosiano. Fedeli, famiglie, gente di tutte le età, aderenti ai movimenti e articolazioni ecclesiali come quelli che sono stati per l'occasione specificatamente invitati ad animare la liturgia, le cellule parrocchiali di evangelizzazione, l'Opus Dei, presenti in cattedrale tutta la settimana per la novena dell'Immacolata, e l'Associazione Cattolica Operatori Sanitari. Insomma, quel popolo di Dio che l'Arcivescovo ringrazia. Con gratitudine ringrazio il Signore e voi tutti per aver accettato la speranza come motivo e movente dell'azione contro la paura, venendo anche questa sera in Duomo e accettando i necessari controlli. Entriamo nella quarta settimana di Avvento e la nostra attesa si fa sempre più intensa. Dio è vicino, è con noi.
aspettiamo il Dio con noi, quindi è vicino profondamente a ciascuno di noi. Per la potenza del suo Spirito, egli è sopra di noi, nella Trinità, tra noi, nella celebrazione eucaristica, e in noi, quando riceviamo la Santissima Comunione. Un essere sempre con noi, dunque, ben esemplificato dal titolo della quarta domenica, l'ingresso del Messia. Gesù non entra nella città di Davide con il cavallo da guerra, come fanno i principi, i re, i conquistatori, ma entra con un puledro. Entra in Gerusalemme non per prendervi possesso secondo la logica del potere mondano, ma in un modo assolutamente straordinario, paradossale, conquista attraverso Gerusalemme tutta quanta l'umanità che accetta in libertà di aderire alla sua amata persona. Entra per dare la propria vita per noi. Ecco perché suggerisce Scola. Il cristiano deve essere sempre un uomo di pace, avendo questa prospettiva personale e sociale del compimento della pace definitiva, essendo figlio nel figlio di colui che è la pace, essendo l'espressione fraterna da dilatare a tutti i nostri consanguinei uomini e a tutte le donne. E se Gesù per primo si è fatto solidale con i suoi fratelli in umanità, dall'istante del suo concepimento fino all'abbassamento della morte, a noi è la consegna precisa. Non possiamo non sperare per tutti, pregare. Ed è questa speranza solidale che ci deve aiutare a vincere la comprensibile paura per gli orrendi atti terroristici che continuano ad insanguinare, insieme alle guerre, varie regioni del mondo. Due, infine, le opere di misericordia corporale e spirituale che il cardinale indica. Le due relative al seppellire i morti e a pregare Dio per i vivi e per i morti sono una grande espressione della solidarietà tra gli uomini. Hanno un carattere cruciale nell'umana esperienza. Finché un morto non trova la sua adeguata sepoltura, non può cominciare l'esperienza rigeneratrice del lutto. Ecco il dolore, la sofferenza dei tanti dispersi nel Mediterraneo ed altrove, nelle ultime guerre, famiglie sempre attraversate dall'ansia di poter rivedere il volto amato e costrette ad accettare questa situazione insolubile. Quindi lo avete sentito, un appello a non farsi prendere dalla paura, seppure comprensibile. E tra gli strumenti che abbiamo a disposizione come credenti, come cristiani in questa nostra Chiesa, anche la visita pastorale feriale per confrontarsi con l'arcivescovo, con i sacerdoti naturalmente, e poi portare nel territorio la nostra testimonianza. E dunque, martedì 15 dicembre, ore 21, presso il Cinema Teatro Nuovo, in Viale Caduti 4 a Binago, si svolgerà la visita pastorale del Cardinale per i fedeli del Decanato di Appiano Gentile. 19 dicembre, ore 21, speciale Chiesa TV. E tutta la serata sarà interessante del 19 dicembre. Ve lo segnalo perché alle 17:30 ci sarà la diretta della messa vigiliare dal Duomo. Alle 19:30, sempre dalla cattedrale, in concerto per Natale, i solisti veneti diretti dal maestro Claudio Scimone. Un'esclusiva in diretta che vi proporremo il 19 di dicembre. E poi alle 21 la visita pastorale che appunto vi abbiamo segnalato, e a seguire la nostra rubrica della Chiesa nella città. E ancora, giovedì 17 dicembre, ore 21, presso il Cinema Teatro Brera, via Grandi 10 in Veruno, visita pastorale del Cardinale per i fedeli del Decanato di Appiano Gentile. Qui lo speciale per il 21 di dicembre, sempre alle ore 21, Chiesa TV, canale 195.
E adesso vi proponiamo un'intervista breve con l'Arcivescovo, preceduta da un delizioso momento con dei ragazzi che abbiamo registrato a conclusione del pontificale di Sant'Ambrogio. Lo sapete, questi sono stati anche i giorni delle grandi solennità e festività sant'ambrosiane. Il Cardinale ci pare dica una cosa davvero importante, significativa, nel senso di quel non avere paura di cui parlavamo prima. Ascoltiamolo. Pomeriggio cosa fate? Andiamo, calcio? Andiamo a vedere la cripta di San Carlo. Ah, ma siete bravi. Da qui alla cripta di San Carlo di Sant'Ambrogio, avete visto? La basilica stracolma di persone, ma dobbiamo abituarci anche a vivere con questi controlli, però avendo coraggio. Beh, certamente la basilica di Sant'Ambrogio, che non è riuscita a contenere tutti i fedeli, sono un segno che il popolo ha capito che il riscatto da questa situazione implica il rischio personale, che chiudersi e rinchiudersi in forza della paura prima di tutto non elimina il rischio e in secondo luogo appesantisce l'esistenza. Quindi è un segno molto bello, è un altro dei segni belli che Milano sta maturando, sta crescendo, sta riacquisendo coscienza civica e, per quanto ci riguarda, sta approfondendo il senso della fede e il valore del rapporto tra la vita, la morte e la vita definitiva con il Signore e con i nostri cari. Noi siamo certi che le armi non verranno usate, soprattutto se da parte del popolo continuerà questo stile di reazione, che però ha bisogno di speranza, ha bisogno di prospettiva, ha bisogno che non dimentichiamo, sì, certo, queste tragedie sono terribili, inaccettabili, però la morte incombe su ognuno in ogni momento. È il grande richiamo che viene da questo, che con questa vicenda dobbiamo fare i conti e quindi dobbiamo interrogarci su quale sia il compimento della nostra vita. Avete visto dei nostri bambini, ragazzi certamente più fortunati di coloro a cui andrà il ricavato di questa importante 16ª edizione del Rigiocattolo, quest'anno dedicata appunto alla cura e alla lotta all'AIDS, specie fra i minori, in 10 paesi dell'Africa subsahariana. Il Rigiocattolo per l'Africa 2015, promosso dal Paese dell'Arcobaleno, che è un'articolazione di Sant'Egidio, in Piazza San Carlo a Milano, 12 e 13 dicembre dalle 10 alle 19. Tutte le informazioni su www.sant'egidio.org. Proprio perché lo abbiamo detto, sono stati i giorni di Sant'Ambrogio, sono stati consegnati gli ambrogini d'oro e le benemerenze civiche dal Comune di Milano. Perché ne parliamo? Perché c'era qualcuno che conosciamo bene, che ha rappresentato il refettorio ambrosiano, ma poi anche altri, lo vedrete in questo breve, diciamo, insieme di immagini che ci parlano di questi ambrogini d'oro. Il primo a Don Giuliano Savina per il refettorio. Sacerdote, educatore, è responsabile pastorale delle parrocchie di Greco e protagonista del progetto Caritas Refettorio Ambrosiano, una mensa solidale aperta nell'anno dell'esposizione universale nei locali dell'ex teatro parrocchiale di Greco. La mensa, nata da un'idea di Massimo Bottura e Davide Rampello, coinvolge i migliori chef e designer internazionali insieme a grandi imprese e prevede il riuso delle eccedenze alimentari. Don Giuliano continua a sostenere, promuovere e sviluppare l'esperienza di solidarietà e innovazione del refettorio anche dopo l'esposizione universale. Fondazione Culturale Ambrosianeum. Dal 1946 è parte della storia della nostra città. Attraverso iniziative culturali, di ricerca e di alta divulgazione, ha posto al centro del confronto pubblico l'analisi della realtà sociale contemporanea, spaziando tra molteplici aree di interesse. Thank you.
Associazione Santa Marta per l'accoglienza e il cerimoniale della Diocesi di Milano. Costituita nel 2001 per volontà del cardinale Carlo Maria Martini, l'associazione è composta da volontari che dedicano il loro tempo in spirito di solidarietà alle attività di carattere culturale, religioso e sociale che si svolgono nella Diocesi di Milano e in particolare presso la Cattedrale. E proprio a proposito di refettorio ambrosiano, domenica 13 dicembre alle 19.30 si svolgerà il primo incontro delle 15 domeniche che verranno dedicate alle opere della misericordia. L'iniziativa nel suo complesso si intitola Prendi il libro e mangia. E per questa prima, diciamo, per questo primo incontro vi sarà Don Claudio Burgio, che è cappellano del carcere minorile Beccaria, prete ambrosiano, fondatore dell'associazione Kairos per il recupero proprio dei giovani che sono stati in carcere. Non a caso la serata si intitolerà Visitare i carcerati, tra musica, letture, riflessioni e anche buon cibo. E ancora, qualcosa che va nel senso di un Natale solidale e che si lega all'alimentazione. Iniziativa di Caritas Ambrosiana torna per il terzo anno, proprio per il suo grande successo, il pane spezzato è più buono dell'aragosta. Cosa vuol dire? Una frase un po' effetto per dire che Caritas chiede di poter invitare alle nostre tavole per Natale, Capodanno, l'Epifania, ma anche per gli altri giorni che coprono il periodo delle feste, quando forse le persone si sentono più sole se non hanno nessuno, invitare dei bisognosi, qualcuno che ha necessità. Saranno poi gli operatori Caritas a girare l'offerta alle persone che usufruiscono dei servizi di assistenza, appunto, di Caritas Ambrosiana. Da lunedì a venerdì, con orario d'ufficio, potete telefonare al numero che vedete ora nella grafica, 02 58 43 1212. Impegno grande di Caritas Ambrosiana, a cui ha sensibilizzato anche l'Arcivescovo. Adesso è tutto per la seconda parte, ma restate con noi. Torniamo con la Madonna di Loreto, quindi a tra pochissimo. Si è conclusa la peregrinazio del simulacro della statua della Madonna di Loreto in Lombardia. E il finale non poteva che essere nel Duomo di Milano, celebrazione presieduta dal Cardinal Scola. La gente sul sagrato del Duomo guarda, qualcuno solo con un poco di curiosità, ma altri, molti altri, si fermano e fanno il segno della croce. Passa la statua della Vergine Lauretana, concludendo così il grande che ha visto questo amato simbolo mariano percorrere la regione lombarda per un mese intero, in occasione dei 95 anni della fondazione dell'Unitalsi, sezione Lombardia. E così in Duomo, seguendo la processione che parte dal Palazzo dei Canonici e arriva al portale maggiore della cattedrale, sono tanti coloro che si ritrovano per la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale. C'è il Vescovo di Loreto e delegato pontificio per la Santa Casa, Monsignor Giovanni Tonucci, che accompagna la statua e definisce il senso dell'iniziativa nella fioritura di una fede grande. E poi ci sono i malati, volontari, medici, infermieri, le dame e i barellieri, tutti insieme per questo grande momento, vissuto con i vertici dell'Unitalsi Lombarda. Presente il presidente Vittore De Carli e il presidente nazionale Salvatore Pagliuca. Sull'altare maggiore, dove sono posti la statua e il gonfalone storico, quello della fondazione dell'Unitalsi, De Carli, alla sua prima uscita pubblica dopo la grave malattia, dice davanti all'arcivescovo: grazie della sua vicinanza che ha reso possibile tutto questo nelle terre di Lombardia. Il pellegrinaggio della Madonna di Loreto ha segnato la riscoperta della fede da parte di tanti, la scelta di una devozione rinnovata. A tutti si rivolge nella sua omelia l'arcivescovo. È con gioia che vi accolgo in questa immensa cattedrale, al termine del lungo e articolato pellegrinaggio, nel quale la statua sono stata in chiese, santuari, realtà associative e religiose. E i nostri carissimi malati sono coloro che più percepiscono il dono prezioso della vicinanza della Vergine, scandisce il cardinale. Interpretiamo questo dono ricevuto da Maria come il segno che il suo mantello protettivo si è ulteriormente allargato. Dobbiamo essere grati di questo dono.
Spesso ci dimentichiamo della presenza di Gesù, della Vergine Santissima, della Trinità stessa nei nostri cuori, o quando non ce ne dimentichiamo, la nostra gratitudine spesso si risolve in un'emozione, in una intenzione, ma non diventa, lo dico anzitutto per me, cambiamento della nostra persona, non diventa conversione. Ma com'è possibile lasciarsi trasformare da questa vicinanza mariana, soprattutto quando si devono portare malattie pesanti o si vive la vecchiaia? Bisogna fare come ha fatto appunto Maria, donando per intero la propria persona. Da qui l'auspicio, rivolto prima di altri, ai malati stessi. Offrendo le nostre sofferenze, le nostre prove, le nostre fatiche, talora le nostre tristezze, ma anche le tante gioie. Sotto il manto di Maria pratichiamo, per quanto ci è possibile, le opere di misericordia in questo straordinario anno santo, giubileo sul quale, a conclusione, l'Arcivescovo torna con il pensiero. È questa una bella occasione per invocare il perdono di Dio su di noi, ma anche per invitare amici, parenti, familiari che magari avessero un po' perduto la strada di casa a ritornare a passare la Porta Santa, a domandare perdono, perché questo sarà sicuramente nella libertà, per il loro bene e per una vita migliore di tutti noi. Rimaniamo idealmente col Cardinale, che venerdì 18 dicembre alle ore 16.30 sarà presso la parrocchia San Bernardo, piazza Cardinal Gasparri 11 a Milano, per la benedizione natalizia alle famiglie e successivamente per la visita alla provincia italiana dei Comboniani. Adesso vogliamo darvi notizie, annunciarvi un incontro importante che va proprio nel senso dell'approfondimento del Natale attraverso alcuni suoi simboli. L'amico e collega Luca Frigerio, amico della Chiesa nella città, infatti parlerà degli animali, diciamo così, gli animali del presepe. Natale nell'arte, ci si trova al centro culturale San Fedele, e sarà un bel modo, per esempio, per scoprire cosa rappresentano le pecore o i cammelli, perché nelle raffigurazioni della Natività spesso compare un pavone. Insomma, un viaggio emozionante, natalizio, tra gli animali e le tradizioni bibliche. Martedì 15 dicembre, ore 18:15, Auditorium San Fedele, pieno centro a Milano, via Eupli 3B. Luca Frigerio, bestiario medievale, ma da questo l'approfondimento proprio sul tempo natalizio. E ancora una bella segnalazione che ci teniamo a dare. Per segni di bellezza, la stagione musicale che è pronta a partire nella sua seconda edizione, la Basilica di Santo Storgio ospita un concerto di frate Alessandro Giacomo Brustenghi. Il tenore, che all'età di 21 anni ha deciso di seguire Francesco nell'ordine dei frati minori, sarà accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Carlo Cocci. E il concerto si tiene l'11 dicembre alle 21, ingresso naturalmente gratuito fino a esaurimento dei posti. Dopo l'11 dicembre, Segni di Bellezza proseguirà il suo cammino con altri 4 concerti nel 2016. Insomma, tutto da scoprire, anche perché, lasciatemelo dire, frate Alessandro Giacomo Brustenghi è davvero una bella figura e un gran musicista. Adesso ci lasciamo in un modo un po' particolare, siamo alla conclusione del nostro programma. Qualcuno di voi forse si sarà accorto che non abbiamo parlato del discorso alla città del Cardinale Scola, dedicato a misericordia e giustizia nella società plurale. Non lo abbiamo fatto perché lo faremo approfonditamente con un ospite di eccezione la settimana ventura. Noi vi diamo quindi appuntamento alla settimana prossima e ci lasciamo con queste immagini in qualche modo straordinarie dell'apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco. Arrivederci.
È questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia.